Ma se io ti dicessi pasta col tonno o ti dicessi assaggiare, quale sarebbe la prima cosa che ti verrebbe in mente? È chiaro. Bello, figo. Sono sempre stato affascinatissimo da quelle persone che da zero sono riuscite a diventare fortissime nel loro ambito. E questo perché credo che a prescindere dal proprio contesto, se si vuole qualcosa al 100%, ci si impegna e tutte quelle solite storie lì, si riesce per forza, o quantomeno è possibile raggiungere il proprio sogno. E Bello Figo ne è un esempio perfetto. Nato in Ghana con il nome di Paul Yaboah, il super iconico personaggio che oggi viene citato anche da Guè. Vuole farmi assaggiare come bello figo. E fai feat con Villa Banks. Nuovi occhiali, vado subito a spaccarli. Era in realtà nato come un fenomeno da baraccone di internet. O almeno questo è quello che pensava una marea di gente. Erroneamente, però. Sembrano titoli di poesie, ma pezzi come Mi faccio una sega, Non pago affitto. Non pago affitto. Sono molto di più, diventando infatti nel tempo grandi tormentoni popolari che l'hanno portato non solo a girare l'Italia per decine e decine di concerti l'anno, ma anche sui canali televisivi più importanti d'Italia, dove tutti ricordiamo lo storico scambio con Alessandra Mussolini. Faremo... Invece siamo qui. Una vera e propria star moderna di cui non si è mai capito quanto ci faccia o quanto ci sia. Che è proprio una delle domande che gli farò quando incontrerò il billone numero uno nella sua Parma. Inizia ufficialmente il viaggio della speranza, si va verso Parma, o dovrei dire Parma. Il modo in cui questo video è nato è molto simpatico. Era la prima volta che andavo al number one, scopro che dopo Miles, mio padre, suonava lui. Il coinvolgimento delle persone sopra ogni aspettativa. E nel privé incontro questa persona, Edoardo, che mi dice di essere l'amico di Quito. Quito è il fotografo di Mida, con cui sono andato in Venezuela, che mi aveva parlato di Edo, che oltre a essere amico di Quito è anche una sorta di manager di Bello Figo. E allora dobbiamo fare il video. Neanche iniziato il viaggio e mi dà subito un indizio importante che mi rasserena. Tralasciando il personaggio, lui appena poi ti conosce, no? Diventa... credo una delle persone più buone che io abbia mai visto, non è uno scherzo. E quindi, tempo un'oretta. Siamo arrivati a Parma, adesso ci incontriamo con Bello Figo, con cui passeremo tutta la giornata fino alla sera per uno dei suoi classici concerti a Cesenatico. Eccolo qua, nostro fratello. Let's go. Maestro, piacere. Alessandro. Bene, bene. Mamma mia, il mezzo. Comunque, ci salutiamo, conosco i suoi amici, collaboratori, e si parte verso Bologna. La tappa è Bologna, che facciamo cambio di macchina, poi andiamo a Cervi a mangiare la carne, poi da lì a Cesenatico. E dato che Paul è veramente il più fottuto reale, è lui a fare da driver per tutti noi con la sua macchinona verso la destinazione. Durante questa tratta usciranno tutti gli argomenti che avrei voluto affrontare, che dimostrano sia quanto Bello Figo ci tenga a dire la sua e sia una certa intelligenza che gli viene spesso negata dai suoi detrattori. E dato che billone. La prima domanda non poteva altro che essere: qual è il significato di billone? Cazzo vuoi che mi fai le luci? Quello davanti a me non va. Ah minchia, pensavo già avessi con me. No. Mi stavo davvero chiedendo cosa avessi fatto di male. Un nostro caro amico, che si chiama Billy, andava a fare le sue serate, le serate toste come le facciamo noi. Talmente le sue avventure erano assurde che il billone voglia dire sei un grande del mestiere, sei un maestro. Billone ormai è mio cuore, vorrei tanto saper fare bene quella roba lì così. Come mai sei sempre rimasto a Parma e non ti sei tipo spostato a Milano? Bro, a me piace la tranquillità, tipo anche a Parma quando sei arrivato prima hai visto, via, sembrava morta. Però c'è anche da dire che... Milano è pieno di figa. Pieno di figa, le fighe top stanno là, i giri delle serate, i giri dei soldi, i giri del... Quindi per lavoro, tanto ci metto un'ora ad arrivarci, poi a Parma si mangia bene, c'è il prosciutto di Parma, bro. Lo gnocco fritto, quella cosa lì. Parma si assaggia fatica, ma si mangia bene. Quanto Bello Figo è Paul? E quanto Paul è Bello Figo? Se ti devo dare una percentuale, 60-40, ovviamente. E il personaggio c'è, ok? Certo. Se tu mi conosci di giorno in persona normale, cioè... Anch'io, cazzi miei, la mia vita come tutti gli altri, ma mi vedi tranquillo, non mi vedi, ah, billone, ah, come magari ti faccio sui social. Dopo che magari ho fatto le mie cose da vita naturale, mi metto subito nel billone per ritrovarmi, per divertirmi. Cioè, io sono davvero così. Quindi la sua personalità è questa, ma l'accento un po' di più
quando deve lavorare. Tutte le cose che dico, tutte le cose che faccio, Paul ne ha bisogno. Bro, io ho bisogno di flexare. Ma anche Paul, cioè, se tu gli togliessi bello figo per dire, togli bello figo completamente dalla mia persona normale, Paul ne sentirà la mancanza. Secondo me tutti noi ce l'abbiamo questa parte, la sai, la parte più calma e la parte più cazzone. Solo che la mia parte cazzone ha preso talmente piede che ha nascosto la parte si assaggia di più con bello figo, quindi chiaramente prende piede. All'inizio, no? Qual era la vision? Tu ti sei sentito subito dall'inizio comunque anche intrattenitore? Questa è una bella domanda. Io quando ho iniziato a cazzeggiare, no? Io vivevo nel mio mondo, quindi io non c'entravo niente con il rap italiano. Io seguivo ai tempi Soulja Boy, gli americani che neanche loro erano considerati rapper seri, eh. Quindi io vivevo in un mondo a parte, non guardavo in faccia a nessuno. Tanto che all'inizio ero incompreso, ma anche lo stesso Pasta col Tonno. La gente ascoltava Pasta col Tonno e diceva: ma che cazzo canta questo? Cioè, Pasta col Tonno. Non capivano che mi stavo divertendo e serviva solo a divertire. In effetti me li ricordo i primi anni in cui Bello Figo iniziava a spopolare. E devo dire, me lo ricordo benissimo. Una volta ero al compleanno di una mia ex di tantissimo tempo fa. C'era Pasta col Tonno, erano tutti gasatissimi. E io mi dicevo: ma cosa cazzo ci trovano in questo qua? Nessuno riconosceva Paul la grande indole di intrattenitore che aveva fin dai primi video. E mentre la gente parlava e lo prendeva per il culo, i numeri continuavano a salire, salire e salire. Alla fine, senza neanche accorgersene, le persone che ridevano dei suoi pezzi hanno iniziato a ridere con i suoi pezzi, diventando sostanzialmente dei fan. Posso salire anche su un palco di San Siro e sentirò lo stesso il boato con Tonno. Perché ora le cose sono cambiate. Anche perché praticamente quella roba lì non esisteva proprio. Ero forse il primo, uno dei primi a farlo. Questo lo so, lo ammetto. Ma la chiave è stato non dall'ascolto in giro, stare nel mio mondo. Esatto, come anche questo, no? Sei un esempio super del fare quello che ti piace fare fregandotene di quello che dicono le persone. Come hai fatto a continuare, fregartene di quello che ti dicevano? Cioè, io ero molto rinchiuso nel mio. Cioè, io già di norma andavo a scuola, ma non avevo tanti amici, non ero mai cagato, ero proprio l'ultimo, il bambino della situazione. Questo ha aiutato nel senso che io arrivo da dove nessuno mi caga mai, quindi sai cosa? Che cazzo me ne frega di quello che poi, tanto non se ne fregano un cazzo comunque, cioè non mi hanno mai cagato comunque, quindi che io mi vestissi così atteggiandomi in una maniera strana, tanto loro non gliene sono mai fregato un cazzo, perché dovevo farlo ora? Quindi avevo la mentalità. Ma questa cosa di aver avuto un'infanzia un po' solitaria, Paul, l'ha sofferta? La soffri un po', ma io non la soffri perché vedi gli altri cazzo fare atteggiarsi. Io sono arrivato a un punto che dicevo: ok, non ho compagnia, non mi cagano. Anzi, fai una cosa, non li voglio manco più io. Questa è la mentalità giusta. Infatti, secondo me, se voi chiedete a tanta gente che è successo ora, arriverete a capire che sono sempre, la maggior parte è sempre gente che prima non erano cagati. E gli ultimi che erano una volta, adesso sono i primi. E prima ero a fare tipo benzina, è passato un ex amico, che lui, per dirti, lui era fra quelli che contavano di più in quella compagnia, nella nostra compagnia. Ma ha salutato prima, mi ha chiamato boss. No, io ho salutato la manianza, l'ho anche abbracciato. Per fargli capire, cioè, non c'è bisogno di chiamarmi boss. Perché hanno sbagliato loro ai tempi a trattare noi come gli ultimi. Perché in realtà, cioè, chi è il primo, chi è il secondo? Nessuno è primo o secondo. Oh, comunque anche in freestyle sta tirando fuori delle perlette filosofiche, mica da niente, eh. E ci sono vari periodi, come per dire, anche periodo non pago affitto, quando non riuscivo a beccare i billoni ai concerti, no? Stai lì e pensi e dici: ma perché, cioè, alla fine non sto facendo niente di male, no? Dovresti ascoltare le mie canzoni e farti una risata. Capisco perché ce l'hai con me. E qui si riferisce probabilmente a quel fatto di cui vi parlavo prima, per cui è stato invitato un po' dappertutto in TV, da gente che chiaramente non aveva idea di chi fosse o della filosofia dietro ai suoi pezzi. Il tuo rap è preferito, il mio fan, Bello Figo, hai mandato il trap, no cap. In quel periodo gliene hanno dette di tutti i colori, ma lui non si è mai arreso. Anche perché 31 milioni di views con non pago affitto significa che hai per forza lavorato bene. Quando è stato il momento in cui nella tua vita sei stato più male emotivamente? Uno dei periodi sicuramente quando, ma poi non so se ero davvero innamorato, sono stato deluso da una tipa in particolare. E quindi sei stato innamorato? Sì, almeno io credevo di essere innamorato, però qualcosa sentivo, sì. Approfondiamo. E dopo non sei mai stato... Fra le tante ragazze magari c'è questa qua che dici: ah, questa ci sta, riuscirei a passare più giorni con lei. Però sai bro, poi vedi altre fighe e ci caschi. E lì mi chiedo,
ma allora è vero amore o non è vero amore? Cioè, come dovrebbe essere vero amore? Cioè, se io credo di essere innamorato, no? E riesco ad andare con altre tipe, è amore? Questa ce la devono spiegare meglio, perché a quanto pare dicono che il nostro non è amore. Si fa sempre in tempo a trovare l'eventuale persona, non è quello il problema. Cioè, frattempo, si assaggia, chi ha? Dopo l'amore si passa ad un argomento più spesso, nel senso non più volte, nel senso più, capito? Cioè più spesso, non che succede. Tu tipo in un anno, quanto assaggi? Allora, io vado molto anche a periodi. Cioè la settimana che ti riesco a fare anche una al giorno o anche di più, periodo gennaio, riuscivo a fare anche tipo 4-5 al giorno. E posso passare da lì a periodi che magari passo a 2-3 a settimana, tipo da quando ho iniziato bloccatura. Harry Styles, scansarsi. Quanto pensi di essere un musicista e quanto un intrattenitore? Quello che tu fai è proprio uno show, cioè c'è anche uno show come se fossi... Cioè tu vai lì a divertirti proprio. Esatto. È qualcosa di nuovo. Esatto. Un coinvolgimento con il pubblico simile al teatro. Blocca, blocca! Già lo sai, blocca e passa l'amica, chiaro di me! Ho spopolato anche sui social, non spopolo come intrattenitore col cellulare, ma io spopolo con le canzoni. Passa col tonno, divento famoso grazie alle canzoni. La cosa dell'intrattenitore nasce quando io lì dico: perché non porto il mio essere, che faccio divertire le persone che conosco anche sui social? Chiaro, chiaroschi, assaggiare. Guarda che secondo me, appunto, se tu facessi uno spettacolo al teatro di Scuola Rimorchio, di Scuola Rimorchio, sarebbe un disastro. E cioè, infatti mi hanno parlato, ma perché non fate una roba del genere? E io dico, a me piace cantare, quindi adesso voglio tenere il format del concerto. Si rimane umili. Dimmi i tuoi 5 feat dei sogni. 5 italiani e 5 estero. Mammolosco, Shiva, Anna. Uè? Sì, forse Sfera. Invece di americani, Lelusi, Ganna, Young Thug, NBA Youngboy, Offset forse. Io con DaBaby. Da Baby, ah, bravo! Bravo che l'hai tirato fuori! Da Baby, allora forse è l'ultimo piazzo da Baby. Hai mai pensato di fare una canzone seria? Comunque è soggettiva. Nell'ultimo album, bravo, ci sono delle canzoni. Te lo sto per dire, è soggettiva. Cioè, una canzone come Dai, nel mio paese non c'era, prima ero in Africa. Cioè, per me è seria. In realtà lo è, in modo abbastanza oggettivo. Nell'ultimo disco, infatti, Bello Figo, ha tirato fuori un lato di sé che non aveva praticamente mai fatto vedere. Quello un po' più introspettivo. L'ironia è sempre lì, ma il concetto all'interno di alcuni brani, tipo Nel mio paese non c'era o Io e la mia depressione, è molto più profondo del classico pasta col tonno. In Africa mandava fatica, non avevo neanche vestiti. E qual è il processo creativo che c'è dietro una canzone? Io sono come nelle canzoni, quindi di conseguenza il modo di parlare, il modo di fare, il modo di non è tanto lontano dalle canzoni. Sono tutte le canzoni le scrivo io, ma manco le scrivo. Cioè ci penso e le canto. C'è un periodo in cui vado di più al Burger King. Ti piace la canzone Burger King? L'artista più onesto che abbia mai visto. Qual è il tuo rapporto invece con il Ghana? Bene. Cioè ci vai ogni tanto? No, andarci no, perché non volo, non prendo l'aereo. Perché? Perché soffro. Davvero? Con l'altezza. E questo di nuovo inaspettato, non finisce mai di sorprendere il frate. Billone, in Sardegna devi andare. Ma infatti me ne stanno parlando bene. Per l'assaggio. Sì, confermi. Passiamo poi a un altro discorso. Secondo Paul, lui, a cosa deve il suo successo? Però dobbiamo ringraziare i social. Che cazzo devo dirti? Cioè, chi ha inventato i social ti ha portato la vita. Se tu mi togli i social, o comunque non fossi mai diventato famoso o altro. Però io assaggiavo fatica, anzi, non assaggiavo proprio, ma penso come tante altre persone come me. Prima che arrivassi in social, la vita era diversa. Cioè, uno come me che magari ad oggi sono così, prima io non ero così. Ai tempi invece se mi vedevi dicevi, ma è bello figo questo, figa, non parla neanche. Magari crescendo ad oggi sarei diventato comunque così senza i social, però io lo ammetto. Se non fosse stato sui social, secondo me l'avrei vista dura. E qualcosa di più specifico sulla sua persona? 3 aggettivi per descriverti. Assaggiatore, flexer, è un aggettivo che posso utilizzare, cioè tutto, ma con l'intelligenza, con la testa. Quanto ti reputi intelligente da 1 a 10? 10, se no 11, bro. Io mi reputo molto, ma molto intelligente. E secondo te la gente capisce? Chi a sua volta è intelligente arriva a capire l'intelligenza. Ragion per cui gran parte della gente continua a definire Bello Figo come uno che non ha voglia di lavorare. C'è mai stato qualcuno che invece ti ha accoppiato? Se mi copi non ci riesci, perché
ce n'è già uno. Tra 1,3 km. Che cazzo lo vuoi fare? Gira a destra. Spaghetti con pesto. Che cazzo vuoi fare? Adesso ci siamo fermati un attimo a Bologna. Faremo un due foto. Poi andiamo direttamente a Cesenatico. Bello, sono molto contento di questa chiacchiera. Comunque, pausetta foto e video e si parte in direzione Cesenatico. E secondo voi, come mai tutto questo sbattimento per cambiare l'auto? Che lui non si fida di andare là con la macchina nuova. Comunque, non andiamo direttamente a Cesenatico. Prima c'è una tappa incredibile intermedia a Cervia. Siamo arrivati a Cervia e c'è un posto qua che sembra molto casereccio. Siamo a casa di qualcuno. Classica merenda delle 7 di pomeriggio con 700 alette quando fra un'ora bisogna andare a cenare. Ma che situazione incredibile, per piacere. Che bomba. Prendetevi almeno 10 euro di carne e assaggiate. Una situazione in realtà super figa dove mi sono rilassato, abbiamo scherzato e chiacchierato ancora un po' mentre il cielo stava tramontando. Quanto è vera questa situazione? È troppo ria. Comunque oh, non avevo dubbi che ti piaceva la pecora te. Hai visto, ora hai capito tutto te. Scopro poi anche il talento nascosto di Paul. Continuo a dirlo che io col calcio, se andavo avanti bro, diventavo ancora più forte di Neymar. Tu sei Robinho tipo. Precisione di Pirlo bro. Che momento assurdo. Quindi ci rimettiamo in viaggio e arriviamo alla nostra tappa finale, definitiva, cumulativa del sogno, il concerto. Cesenatico. Rapida pausa in hotel, doccina, poi andiamo a cena. Non so com'è possibile che Paul faccia 36 cene e poi serata vera e propria. Com'è lavorare di notte? Questo è stato il mio primo concerto, il mio primo live 2012. Piano B ce l'hai avuto. Ho sempre pensato che anzi addirittura il lavorare forse non facessi per me, perché devo svegliarmi la mattina, non ci voglio. Però giuro non ho mai lavorato, mai. Ma hai detto che tu non hai mai lavorato perché quello che fai adesso non lo percepisci come un lavoro? Ora sì che lavoro. Ci sono dei momenti in cui dici che palle, non ho voglia di fare questo? No, mai. Hai sempre voglia di fare tutto? Sì. Questo perché effettivamente quando si lavora per qualcosa che ci piace è letteralmente quasi come non lavorare. Anzi, senza il quasi. Infatti noi a che ora stiamo girando gli stand? A 1:30. Ma non è un problema questo. E qual è la parte che ti piace di meno del tuo lavoro? Davvero? Sì. Quando vai a mangiare e arriva di super amicone di turma che c'è una fornice. La differenza fra affetto e molestia. Ma poi ci sono modi e modi. E infatti, ovviamente, un minuto dopo. Adesso devo cantarla dall'altra parte. Comunque ci siamo. Attenzione, il passaggio per la cucina. Arriviamo al locale e tutti si preparano per la grande serata. Il pubblico è visibilmente in delirio. Tutti non vedono l'ora che Bello Figo salga sul palco. Il momento, l'ingresso di nostro fratello. Ciao fratello, mi raccomando. E si parte con la hit. Questa la sapete anche voi. Che figata. E lì la canzone che quando dovrò dichiararmi una donna premerò play e saremo tutti così. Una serata davvero incantevole. Alla fine del concerto ci salutiamo. Intanto comunque davvero volevo ringraziarti perché mi ha fatto piacere. Com'è la serata bro? No figo figo, hai spaccato ma già lo sapevo. E gli chiedo un'ultimissima cosa, quella che non vedevo l'ora di chiedergli fin dal primo momento in cui l'ho incontrato. Lo spelling di Ale della Giusta. Cazzo, questo è difficile in realtà. Ale la Giusta. A-L-I-L-A-M-A. Giusta. G-A-L-A. Ale la Giusta. Spaccato. Non vedo errori. Ma se io ti dicessi che non mi fa assaggiare perché sono sposato con Pampa? Non ti fa assaggiare perché sei sposato con Pampa, Billone. Pampa, P-U-M-A, Pampa. Blocca e scappa subito, Billone. Blocca e scappa.